Scusate, scusate. Per favore, ascoltatemi. Oggi è un grande giorno per i pulitori di questo palazzo, d'accordo? Ma non finisce qui. Noi faremo sapere ai proprietari che tutto questo continuerà finché non vi ridaranno il lavoro, giusto? Sì! Giusto. Negli ultimi mesi siete stati insultati, vero? Vi ho visti perdere lavoro. Vi ho visti sopportare gravi difficoltà economiche, subire minacce dalla polizia. Ho visto amicizie distrutte dal tradimento. Beh, voi avete dimostrato un enorme coraggio. E ce ne vuole tanto per andare avanti. Ora lottiamo per l'assistenza sanitaria. Sì! L'hai detto, amico! Per il rispetto del lavoro. Sì! Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Vogliamo tutte le cose belle, tutte le cose belle della vita. Vedete quello striscione? Beh, quella frase risale al 1912, quando a Lawrence, nel Massachusetts, 10.000 lavoratori immigrati, per la maggior parte donne, dovettero lottare contro una paga da fame. E fu una lotta violenta, lunga e violenta, ma sapete che accadde? Loro vinsero. Vinsero. Chiaro? Nessuno vi darà le rose per niente. È chiaro? Nessuno. E sapete quando avrete le rose? Quando vi ribellerete e vi organizzerete e formerete un sindacato forte, così forte da potersi misurare con questo genere di società che vi sfrutta e vi schiaccia. E allora battetevi per i vostri diritti! Resta che fare intervenire gli altri. Non posso far niente. Ok. Fate come credete. Indietro, ragazzi.